just the start of the league, just the beginning of the season. This game could go left or right. That's how the game is going. Congratulations to my players and to my team, because we know what kind of difficulties we are facing, and we are trying to cure those difficulties with good performances and a good game. Today, like just 1 hour before the end of the gym, we stayed without captain. We just had the back problems in the play, so it was an extra kind of minus for us, disadvantage for us. So we entered the game with one idea, to play the best we can. We know that Sassari generally, especially on the home court, with changing of defense and pretty much relying on ability of their players to change the rhythm of the game with a three-point shot. And that's exactly where we make a failure in the third quarter. Fortunately, we were enough focused and concentrated to get back a little bit our heads in the defense. We make some problems to ourselves because we didn't box out, we didn't make a smart solution in the offense, but on the end, I could say that we were like, that we deserve a little bit of this luck which went on our side and could easily go on the side of Sassari. So this is just the first game. It's always better to start with the win than the loss, but generally that doesn't mean that. Allora, innanzitutto questo è solo l'inizio della competizione e quindi sappiamo che l'avrebbero potuto vincere entrambe le squadre. Per noi è stato molto difficile l'inizio, sapevamo questo, ci aspettavamo questo per delle piccole anche dei piccoli infortuni che avevamo avuto durante questi primi giorni della settimana. Detto questo, ci siamo molto contenti per come siamo tornati in partita, soprattutto durante il terzo e quarto periodo. Abbiamo lasciato a Sassari dei tiri aperti, ci aspettavamo che loro, soprattutto nel loro campo, fossero così solidi e che giocassero anche spinti dal loro pubblico in un determinato modo. Poi sapete, c'è anche un fattore di fortuna. Quello che posso dire è che siamo contenti, perché ovviamente fa piacere a tutti iniziare con una vittoria, che la fortuna sia andata dalla nostra parte. E poi anche rispetto al lavoro fatto in settimana, ovviamente parliamo da parte nostra, per come abbiamo iniziato anche questo campionato in Turchia, sentiamo che siamo stati, insomma, che per noi ovviamente è giusto che la fortuna in questo caso ci abbia portato a vincere. Players, Sassari, you know, they get a lot of momentum from the fans. You know, once they get on a run, you know, they can make a lot of shots and transition. And you know, once they catch a rhythm, it's hard to slow them down. They like to score fast, so we just have to kind of absorb it and, you know, stay focused on our defense and try to rebound. So, I mean, I think that's a Innanzitutto non è, sapete che non è la prima volta che vengo qua a giocare a Sassari, ogni volta so cosa mi aspetta, sapevamo che cosa ci aspettava, perché Sassari è una squadra molto forte ed è difficile anche dettare il ritmo della partita. Sappiamo che il ritmo è molto veloce, per cui non possiamo fermarci, dobbiamo essere bravi a controllare quel che si può controllare seguendo un determinato ritmo. Loro hanno un ottimo gioco di transizione. Si tenevano gli spazi molto aperti, ci siamo molto focalizzati nella parte difensiva e sul rimbalzi. I think throughout the game, towards the end of the game, they got a few key offensive rebounds that, you know, could have been crucial for us, but I think, you know, we just continue to still believe that we can win the game, and, you know, fought to the very end. Coach told us before the game, no matter what the score is, whether we're up 15, down 15, we have to play a full 40 minutes, and it came down to the last 2 seconds. So I think we did a good job of just competing all the way to the end, and we were able to come out with the win. Ci sono stati dei momenti cruciali, soprattutto alla fine della partita, che potevano spostare le sorti da una parte o dall'altra, rimbalzi, anche degli errori difensivi, ma sapevamo che non dovevamo guardare questi. Quello che ci aveva detto il coach prima della partita era di stare focalizzati, che non importava quale sarebbe stato il risultato, ma semplicemente che dovevamo stare focalizzati per tutti i 40 minuti fino alla fine. Ed è quello che abbiamo provato a fare, quello che siamo riusciti a fare, e di questo sono molto contento. Coach, Dinamo Sassari, Federico Pasquini.
and our player Deshaun Pierre. So coach, first of all, how did you play the game, please? È stata una partita che è stata decisa dai dettagli finali. È stata una partita giocata contro una squadra che non ha mai mollato nel momento in cui dovevamo dare la spallata, come è successo nel terzo quarto. Poi niente, si è arrivata l'ultima situazione, che è una situazione secondo me abbastanza ripetibile. Però mi fermo a questo, non ho mai parlato di arbitri, non ho mai parlato di niente, dobbiamo concentrarci sul fatto che a livello difensivo dobbiamo migliorare, perché in questo momento a livello difensivo c'è molto da fare. Loro sono arrivati a punirci in quelli che sono giocatori più di qualità come Kennedy Jones, l'abbiamo preparata contro di loro ma non è stato sufficiente. E poi mi ha sbagliato anche più il livello molto importante della partita, per cui è tipico di una squadra giovane essere un po' più nervosi da questo punto di vista. Penso che quando Banfos sarà un pochettino meglio, sarà ancora più a posto, più tenente, con vantaggi maggiori, per riuscire a stormare il vantaggio dentro il campo, per cui non penso agli infortunati, non penso agli altri, non penso più liberi, penso che dobbiamo lavorare tanto nel difensivo, perché questa squadra deve avere un'identità difensiva più diversa da quella qua. So, it was a game chose by the tails, it was like the tails driven the games. They never give up, also when we try to take the game in our direction, especially I'm talking about the third quarter, and then I think that something can change now during the finals, but I never talked about referees and I don't want to start to talk about referees right now. Surely we have to develop a lot our defense. We were very focused for preparing this game to Jones and Kennedy. Maybe our job wasn't enough. We wrong different free throw, and this is and we were pretty anxious and nervous in some part of the game, and this is typical of a young game, of a young team, sorry. I guess that we will become better when, especially when Bamford come back with at the top of his energies, because right now he's anyway recovering again from the last injuries that he has. And so I think that we need to win his return. We can plan better and set better also the times in which each player will stay on court, and we will become a little bit longer. And but for sure we have to do a lot of job in our defense, because that's not the defense that I want to see from my team. That's not the defense that we are talking about in our practice in and about the game. It all depended on defense at the end of the day. Looking at the stat sheet, you got probably rebounded in second chance points. And every possession mattered. And like Coach said, scoring is not the problem. It has to be better on defense. Sono d'accordo con il coach. Penso che quello che, in cui noi dobbiamo migliorare tanto è nella difesa. Parlo anche di determinate azioni che l'hanno influenzata, parlo anche dei rimbalzi. Dobbiamo fare un tipo di lavoro diverso.